Buonasera, bentornati a Reset. Parliamo ovviamente ancora di elezioni comunali, mancano pochissimi giorni al ballottaggio. Questa sera abbiamo invitato qui nei nostri studi due candidati a questo ballottaggio, il sindaco di Roma Gianni Lemanno e Ignazio Marino. Non vi dico di più. 13 sarà un anno in grande sforzo di volontà comune. Un'Europa per se stessa. Buonasera, rieccoci tornati ancora una volta in diretta con Reset. Allora, vado subito a presentare lo studio prima di iniziare questa puntata speciale della nostra trasmissione. Buonasera Andrea Picardi. Buonasera a tutti, ricordo il nostro account Twitter, @T9Reset, per porre domande al sindaco Gianni Lemanno e riflessioni allo studio. E buonasera ad Alessandro Tittozzi. Buonasera al sindaco e a tutti i telespettatori da casa. E buonasera allora al sindaco di Roma Gianni Lemanno. Buonasera. E allora, per dovere di cronaca, sindaco, a lei e a tutti i nostri telespettatori, questa sera avevamo invitato lei e Ignazio Marino, che però poi all'ultimo ha declinato l'invito. Non era previsto un confronto faccia a faccia, ma due interviste comunque separate. Noi l'avevamo comunque proposto, invece poi alla fine, poche ore fa, abbiamo appreso che Ignazio Marino non sarebbe venuto nei nostri studi. Quindi questa sera la puntata, comunque la sua parte, quella che era prevista per lei, resta ovviamente dedicata a lei. A questo punto mi leggo subito per la prima domanda. In questi giorni, queste ore, lei ha cercato molto il confronto con Ignazio Marino, che però continua a non esserci. Ma è un comportamento quasi scandaloso, adesso non voglio enfatizzare troppo, però l'idea di un candidato al ballottaggio che fa di tutto per sfuggire al confronto rispetto a quello che è il suo unico avversario è veramente una cosa brutta. Forse domani, nella giornata appunto di giovedì, ci sarà l'unico confronto che ha accettato, quello a Sky, però ci sono state tantissime altre occasioni, non solo la vostra, che sono state rifiutate. Ignazio Marino scappa da questo confronto un po' perché sa di non essere preparato, di non conoscere realmente i temi della città, e dall'altro lato perché, siccome ha un po' di vantaggio nel primo turno, si tiene stretto questo tesoretto e non vuole rischiare di mettere in discussione un confronto diretto, non faccia a faccia, dove magari potrebbe avere qualche difficoltà. Ecco, questo è un modo di fare sbagliato, scorretto non tanto nei confronti miei, perché io ovviamente da questo punto di vista lo sto sottolineando in tutti i modi, quanto nei confronti dell'elettorato. Non è giusto nei confronti dei romani non avere un faccia a faccia, non poter vedere faccia a faccia i loro due candidati a sindaco per capire chi è più preparato, chi è in grado di dare le migliori risposte, quali sono le reali argomentazioni. Io credo che sia veramente un comportamento censurale profondamente antidemocratico. C'è un tono radicale giacobino negativo in questo personaggio Ignazio Marino, che sto scoprendo nel corso di questa campagna elettorale, che mi preoccupa molto. Non è questo il modo di rapportarsi con la città di Roma. Sempre per dovere di cronaca, sindaco, la motivazione che ha addotto Ignazio Marino nel non poter essere con noi questa sera, e poi parliamo di lei ovviamente, è impegni di tipo elettorale, ovviamente. Questo sempre per dovere di cronaca. Guardi, il punto limite è stato lunedì scorso, quando il GR Parlamento, quindi la radio del servizio pubblico, ha trasmesso la mia intervista con Ignazio Marino rigorosamente separate, e addirittura per evitare che ci potessimo ascoltare a vicenda ha fatto sì che ha fatto in diretta la sua intervista a Ignazio Marino e subito dopo la mia separatamente, in maniera tale che nessuno potesse ascoltare, cioè chi ha parlato dopo era in diretta e chi ha parlato prima era registrato. Bene. Tutto questo dimostra sostanzialmente che non è che non avesse il tempo, lui quella mezz'ora poteva tranquillamente impegnarla parlando direttamente con me, ma proprio ascientemente preferito non fare questo. Io penso che voi eravate disponibili a qualche altro orario, a qualche altro momento, come abbiamo fatto con lei, il nostro modo di lavorare. Credo francamente che quanto possa essere impegnato Ignazio Marino a girare per la città, un'ora di tempo per confrontarsi
con voi, con me o in altre occasioni l'avrebbe sicuramente trovato se voleva trovarlo, ma non vuole trovarlo. E allora tra poco le mostreremo anche alcuni passi di un'intervista che abbiamo registrato con Silvio Berlusconi. Abbiamo parlato ovviamente di lei anche di temi nazionali, così come stiamo facendo per Ignazio Marino. Stiamo cercando di contattare il segretario del Partito Democratico, che al momento ancora non ci ha risposto. Prima di andare a vedere insieme questi stralci di intervista che commenteremo insieme a lei, andiamo da Andrea Picardi. Sindaco, è evidente come l'astensione abbia soprattutto pesato su di lei. Lei si è chiesto perché tante persone non sono andate a votare e come riportare quelle persone al voto, perché sicuramente ha penalizzato più il centrodestra, più il Popolo della Libertà che non il centrosinistra. Non so se è d'accordo. Allora, noi sappiamo da sempre che l'apparato di quello che un tempo era il Partito Comunista, che adesso è diventato il Partito Democratico, è un apparato molto più solido, molto più strutturato dell'apparato di centrodestra. Il centrodestra campa più di voto di opinione. Quando c'è un calo forte di consensi, di affluenza al voto, è chiaro che se ne va via prima il voto di opinione e rimane quello di apparato. Quindi quello che è la fotografia del primo turno è un voto di apparato e risulta la maggiore forza dell'apparato del Partito Democratico rispetto a quello del Popolo Libertà. Però stiamo parlando del 50% degli elettori, di un romano su due. Non si era mai verificato, proprio oggi ho controllato tutta la serie storica, non si era mai verificato che nelle comunali di Roma si giungesse a questo risultato, sia che si votasse da soli senza le politiche, sia che si votasse al primo o al secondo turno. Al 50% non si era mai arrivati, quindi si tratta di veramente di qualcosa di anomalo. Alessandro Tittozzi. Poi chiudiamo la parentesi, in teoria il ballottaggio, il calo è anche maggiore rispetto al primo turno, quindi c'è il rischio che anche al di sotto del 50% si presentino all'urna, però staremo a vedere, speriamo di no, questo, naturalmente. Questo è chiaro, però ecco, prendiamo il caso del 2006, quando si è votato senza avere abbinate le politiche come sta succedendo adesso. Nel ballottaggio ha votato il 60%, in quel caso non ci fu il ballottaggio, ma ha votato circa il 70%. Al ballottaggio del 2008 ha votato il 60%, insomma al 50% non si è mai arrivato. Quindi, siccome secondo me oltre agli aspetti di disaffezione alla politica c'era anche il tema del derby, altri temi, io sono convinto che è sicuramente possibile avere un'affluenza alle urne che sia superiore a quella che abbiamo avuto nel primo turno. Prego, un'analisi velocissima sul primo voto, sul primo turno. Andando ad analizzare i voti presi dai consiglieri e dagli assessori uscenti, abbiamo visto che a parte da Belviso e Bordoni, per quanto riguarda la sua squadra di assessori, non sono stati risultati eccellenti. Ecco, le chiedo un commento su questo e se ha già in mente di cambiare la squadra qualora diventasse di nuovo sindaco e magari ci può già annunciare qualche componente della nuova squadra. Allora, non ritengo opportuno presentare una squadra di assessori, perché sostanzialmente io credo che la squadra vada composta dopo il risultato elettorale, perché è in quel momento che si può vedere i tecnici se sono realmente disponibili, il quadro esatto dal punto di vista politico. Per quanto riguarda gli assessori, molto spesso accade che gli assessori che si impegnano proprio nelle attività istituzionali hanno una difficoltà magari a relazionarsi con la gente, curano meno il loro elettorato di appartenenza, e questo sostanzialmente ha purtroppo andato a colpire alcuni degli assessori più significativi. Ricordo peraltro che molti assessori della giunta uscente, l'ultima giunta uscente, non si sono proprio presentati, perché sostanzialmente erano dei tecnici ed erano persone che non si sono in qualche modo misurati da questo punto di vista. Quindi, detto questo, io francamente non credo che si possa utilizzare il dato delle preferenze per fare la scelta di assessori. Bisogna sicuramente valorizzare chi ha preso più preferenze, ma c'è un ragionamento più complesso e non può non essere fatto dopo il risultato del ballottaggio. Allora, sindaco, prima di andare a scoprire insieme, ascoltare insieme Silvio Berlusconi, proprio su questo tema e così chiudiamo, lei un'impresa già l'ha fatta nel 2008, quando partì in svantaggio al primo turno e poi vinse al secondo turno. Allora la differenza era di circa 80.000 voti, questa volta sono un pochino di più, circa 125.000, non so se risulta anche a lei questo dato. Quanto ci crede Gianni Alemanno? In realtà la risalita che c'è stata nel 2008 è stata sostanzialmente simile a questo divario, perché ricordiamoci che io non solo ho raggiunto Rutelli, ma l'ho superato del 3,5%, esatto. Quindi grosso modo ho recuperato circa 120.000 voti, come bisogna fare adesso. A me basta ovviamente arrivare al 50% più uno da questo punto di vista. Quindi la cosa è possibile, ma torniamo al punto centrale. Non è che nel primo turno
del 2008 avesse votato il 50%, aveva votato il 70%, quindi si era già espresso il corpo elettorale. Realmente in quel momento, in quel, dal primo al secondo turno, gente ha cambiato idea, ha votato in un modo al primo turno e in un modo diverso al secondo turno. Qui si tratta più semplicemente di portare il nostro elettorato a votare. E allora sentiamo insieme Silvio Berlusconi, che ha parlato con noi di sicurezza della capitale. Ho visto anche delle critiche per quanto riguarda la sicurezza della città. Ecco, io disdico queste critiche, le contraddico, perché da un lato io, che vivo a Roma 5 giorni su 7, sono sempre uscito, sono andato in centro, in periferia, di giorno e di notte, nella massima tranquillità, e questa è anche l'opinione che ho riscontrato in molti amici romani. E io ho avuto proprio una riunione con il nuovo ministro degli interni Angelino Alfano e Gianni Alemanno, in cui si è deciso di comune accordo tra i due di dare il via al poliziotto, al carabiniere di quartiere, cosa che io giudico importantissima per ogni città, e anche all'utilizzo dei militari nelle periferie. I militari sono contentissimi perché sentono di rendersi così utili invece di stare in panciolle nelle caserme. Allora, Sindaco, che cosa può svelarci di più di questo incontro con Berlusconi e Alfano? Militari nelle periferie, dice Berlusconi. No, il dato di fondo è che voi sapete che è già in atto l'operazione Strade Sicure nella città di Roma, già dai primi anni del mio mandato. Questo che indica Berlusconi è sostanzialmente una più attenta dislocazione di militari per avere sempre qualche persona in divisa che può essere presente in diversi quartieri, quindi una migliore e rafforzata dislocazione di queste persone. Quindi non è una novità, ma è un rafforzamento. Quello che invece è decisivo, è veramente nuovo e importante, quello che ha detto Berlusconi, è l'operazione poliziotto e carabinieri di quartiere. Questa è stata una sperimentazione, è stata fatta molto agli anni passati, e che poi le questure e i carabinieri, per carenza di risorse, hanno sostanzialmente abbandonato. Il fatto che il nuovo ministro degli interni Angelino Alfano si voglia rimpegnare su questo fatto, come ci ha confermato in questo incontro, per noi è molto importante, perché questo progetto, unito al nostro progetto, il vigile di quartiere, può creare realmente un legame diretto fra la persona, fra l'uomo in divisa e il territorio. E di questo c'è molto bisogno, perché c'è bisogno che il cittadino si abitui ad avere sempre un punto di riferimento nella propria realtà, nella propria struttura, e che tutta la realtà della nostra città venga divisa in tante aree, in tante zone, che ci permettono sostanzialmente di avere in ogni zona una figura fisica che diventa il punto di riferimento per quella zona, per quegli isolati, per quei gruppi, non dico per quei quartieri perché l'area è più ristretta. E questo è molto importante. Vigili di quartiere, poliziotti di quartiere, carabinieri di quartiere, opportunamente dislocati, possono realmente aumentare il controllo del territorio e dare una risposta a tutti i cittadini che hanno bisogno di interlocuzioni, spesso anche non per motivi di sicurezza, anche proprio per rappresentare i problemi del territorio, magari per dire qui c'è questo problema, questo disservizio e altre cose. Il poliziotto di quartiere, il carabinieri di quartiere, il vigile di quartiere potranno dare le risposte complessive per l'amministrazione. Anche perché si creerebbe, come diceva anche Berlusconi, un rapporto di vicinanza e anche di conoscenza con questa figura sul territorio. Esattamente, un radicamento effettivo. Oggi il vigile può essere portato da una parte all'altra del proprio municipio, no? Ci sono i gruppi del municipio, oggi addirittura un poliziotto può muoversi tra diversi commissariati e diverse realtà. Invece no, bisogna avere una parte, non tutti ovviamente, una parte delle persone in divisa che stanno legati strettamente a un territorio, e noi dobbiamo fare una cabina di regia complessiva in maniera tale da avere il poliziotto di quartiere, i carabinieri di quartiere, i vigili di quartiere messi nelle diverse aree, in maniera tale che tutte le aree della città possano essere coperte da questo rapporto diretto e ci sia un'unica regia. Allora, prima della domanda di Andrea Picardi, faccio una piccola incisa. Sindaco, ha un braccialetto molto particolare. Sì. Questo è il braccialetto che le donne del nostro comitato hanno creato, ed è un patto con le donne. È il patto per, qui c'è scritto io voto e scelgo Alemanno, e è sostanzialmente un patto che noi abbiamo fatto con le donne sostanzialmente su tre aspetti principali. Quello degli asili nido, e oggi abbiamo rispettato questo impegno perché oggi abbiamo lanciato un piano specifico sugli asili nido comunali. Un discorso quindi più asili nido comunali, un discorso relativo alla sicurezza, aumentare la sicurezza nelle strade, in maniera tale che le donne si possano sentire sostanzialmente sicure, e delle politiche familiari che aiutino realmente le famiglie a stare insieme, realmente le nuove famiglie a nascere e a trovare casa. Andrea.
Sì, sindaco, qual è il risultato che lei rivendica con maggiore forza dei 5 anni appena trascorsi e qual è l'impegno principale che si prende con gli elettori laddove venisse rieletto in Campidoglio? Qual è la prima cosa che farebbe nuovamente da sindaco? Noi abbiamo salvato Roma, io non mi stancherò di ripeterlo, ma va detto e ripetuto 1000 volte. Roma noi l'abbiamo presa in ginocchio, il Consiglio, Campidoglio, il Comune di Roma era veramente in ginocchio, stava con un debito di 12 miliardi e 300 milioni di euro, un debito ereditato dalle precedenti amministrazioni, non solo le ultime, non solo quelle di Veltroni e Rutelli, ma un debito che risaliva fino agli anni 60, era un debito che stava portando il nostro comune in default. Lo abbiamo gestito, lo abbiamo risolto e ridotto sostanzialmente in un momento di gravissima crisi economica. Quindi la nostra principale opera è stata quella di evitare che il comune di Roma, che è Roma Capitale, andasse in dissesto. E guardate, questo fatto è di estrema importanza, perché se fosse accaduto questo, per un effetto domino sarebbe caduta anche la Repubblica Italiana. Immaginiamoci nel momento in cui c'è stata la crisi degli spread, nel momento in cui tutta la realtà finanziaria italiana galoppava. Immaginate se in quel momento Roma fosse caduta, se la capitale d'Italia fosse caduta. L'effetto di immagine sarebbe stato devastante per tutta l'Italia, quindi salvando Roma abbiamo salvato anche tutto il governo nazionale, abbiamo salvato tutta quanta la realtà della Repubblica. E devo dire che in questo il governo Berlusconi è stato determinante. La seconda cosa, strettamente connessa, è la riforma di Roma Capitale. Roma non è più un comune come tutti gli altri, io spesso dico Comune di Roma, Roma Capitale. Nel 2008 era Comune di Roma, oggi è Roma Capitale, cioè è un ente locale speciale che ha poteri, che ha prerogative particolari adeguate a una grande capitale europea come Roma. Alessandro, quanto invece agli impegni futuri? Cioè l'impegno principale? Per quanto riguarda gli impegni futuri è innanzitutto il lavoro e lo sviluppo. Noi abbiamo una crisi economica, abbiamo tanti giovani che cercano lavoro e non lo trovano e cominciano a pensare ad andarsene via da Roma per trovare questo lavoro. Abbiamo tanti disoccupati. Il primo impegno è il lavoro, ma non è un impegno a futura memoria, è un impegno da fare subito. Perché noi abbiamo una serie di progetti, una serie di interventi, una serie di realtà concrete che possiamo mettere subito in campo per fare investimenti privati che creano posti di lavoro. Se prendiamo le delibere che oggi stanno in Consiglio Comunale, che sono state bloccate dall'opposizione della sinistra, all'ostruzionismo della sinistra, e le approviamo, come possiamo fare grazie alla legge di Roma Capitale, subito, creiamo 4 miliardi e 700 milioni di investimenti privati e creiamo 60.000 posti di lavoro, che sono il primo shock positivo che possiamo dare all'economia. Su questo poi si aggiunge il secondo polo turistico e ci permette di creare altri 80.000 posti di lavoro tra imprese che costruiscono e imprese che gestiscono il turismo, l'intrattenimento, e quindi creiamo veramente una grande spinta di 150.000 posti di lavoro che rimettono in moto l'economia della nostra città. Questa è la nostra priorità assoluta, poi ce ne sono molte altre ovviamente, ma noi oggi possiamo realmente contribuire a portare Roma fuori dalla crisi economica. Roma può essere la prima città italiana che esce dalla crisi economica. In che tempi, sindaco, si può realizzare questo? Allora, queste delibere di cui sto parlando sono delibere già totalmente maturate, sono già state approvate in giunta, sono già state presentate in commissione, hanno già avuto le conferenze di servizio. Quindi nel momento in cui noi apriamo il nuovo Consiglio Comunale con la deliberazione di urgenza che è stata introdotta attraverso il nuovo Statuto di Roma Capitale, si può approvare subito queste delibere. Quindi noi nei primi 100 giorni possiamo approvare anche tutte le 100 delibere urbanistiche che mettono in moto questa realtà. E quindi la ricaduta è già nel 2013, in questo anno che stiamo vivendo. E guardate, dentro questo delibero urbanistico c'è il piano casa, 25.000 alloggi da costruire, c'è anche il waterfront di Ostia per far lanciare quello che è il secondo polo turistico, e ci sono tante altre cose, ma potrei dire anche per quanto riguarda il piano regolatore dell'impiantistica pubblicitaria, quello che risolverà Cartellopoli, potrei parlare del piano del commercio, ci sono molte altre cose, sono tutte realtà che possono essere fatte subito, perché dopo questo lunghissimo ostruzionismo della sinistra finalmente c'è una realtà che può esplodere. Alessandro Tettozzi e poi di nuovo Silvio Berlusconi. Manco sul tema economico, sindaco. Il candidato Ignazio Marino ha detto che darà 700 euro alle famiglie disagiate senza casa e 500 euro ai giovani senza lavoro. Ma le casse del Campidoglio sono così piene di soldi? No. Ignazio Marino non ha mai spiegato uno dei motivi per cui Ignazio Marino non è qui a confrontarsi con me è il fatto che lui non è in grado di spiegare dove li prende questi soldi. Cioè lui parla di dare 500 euro a 10.000 persone. Ovvero alias 5 milioni di euro. Dove sono questi 5 milioni di euro? Che immagino che non siano una tantum, che immagino siano al mese addirittura o qualcosa di questo genere. Nessuno lo sa. Come pensa di pagare 700 euro al mese
per sostituire gli affitti delle case, lo dice, ma lo dice su una strada che non è percorribile. Lui dice: chiudiamo i residence, e chiudendo i residence prendiamo quello che si spende nei residence, quelli per l'emergenza abitativa, e diamo questi 700 euro al mese. In realtà non è possibile, perché? Perché quelle famiglie che stanno nei residence sono in una condizione di disagio tale che se noi gli mettiamo dei 700 euro in mano non saranno mai in grado di andare a firmare un affitto, quindi in realtà non potranno mai uscire dai residence, e quindi i residence non si potranno mai chiudere, non si potranno mai risparmiare questi soldi. Senza contare poi che tutti i residence hanno degli affitti blindati, dei contratti blindati. Noi abbiamo ereditato già dai tempi di Veltroni, noi abbiamo rinegoziato gli affitti e abbiamo risparmiato notevolmente. Ma Ignazio Marino forse non sa che quando uno cancella un contratto dall'oggi al domani, poi deve pagare le penali, deve pagare tutto quello che deriva dalla rescissione di un contratto. Forse non sa che esistono queste norme nella realtà del diritto amministrativo italiano. Questo è molto preoccupante, sia dal punto di vista contabile sia dal punto di vista amministrativo. Allora, Silvio Berlusconi fa forse una piccola critica, possiamo definirla così, la sentiamo insieme, Sindaco. Ora però c'è la scelta decisiva, quella che interessa ogni cittadino, perché è importante che la città venga amministrata e governata in un certo modo. E la differenza tra i candidati è molto rilevante. I cittadini romani devono scegliere tra un candidato della sinistra che non ha gestito mai nulla e viene fuori dalla professione di medico e che non è romano e quindi non conosce nulla della vita dei cittadini romani, non conosce nulla dei problemi della città, non conosce nulla della macchina comunale, che è una macchina molto complicata, e invece Gianni Alemanno, che ha ereditato 5 anni fa la gestione del Comune di Roma da una sinistra che era stata al Comune per 18 anni, che ha lasciato a Roma un buco di oltre 12 miliardi di euro, ma soprattutto ha lasciato moltissimi problemi irrisolti e ha impiegato i primi 2 anni, come dico io, a pulire la scrivania. Anche lui ha dovuto fare così con la macchina comunale, poi però si è messo a lavorare, ha lavorato con serietà lui, i suoi diretti collaboratori e la sua giunta, e i risultati si sono visti. Ha fatto un errore, ha lavorato sempre e ha comunicato poco, perché i risultati che poi adesso ha potuto esplicitare sono tutti risultati molto brillanti rispetto a quelli che erano le cifre delle precedenti amministrazioni. Proprio qui, Sindaco, in occasione quando venne a trovarci per il primo turno, parlammo di questo, no? Di quanto poi la cittadinanza forse capisce poco quello che poi uno fa. Ho notato che lei si era messo una cravatta molto più ricca. Era in tono con la stanza. Era in tono con la stanza, una cravatta. Allora, a parte gli scherzi, come dal Toto a Berlusconi, cioè effettivamente è così. Noi abbiamo affrontato 5 anni durissimi, 5 anni in trincea, e quando si combatte in trincea a risolvere i problemi, a correre avanti e indietro per affrontare tutte le emergenze cittadino, spesso si trascura una corretta comunicazione. D'altra parte, a me non è mai piaciuto molto quegli amministratori che si riempiono di comunicazione istituzionale, che fanno gli spot, le cose, che riempiono di cartelloni istituzionali la città, perché mi sembra un'immagine un po' sprecone e inadatta ai tempi che stiamo vivendo. Detto questo, c'è stato anche un aspetto, diciamo così, un po' studiato, perché c'è stata una campagna negativa di diffamazione che ha pesato sulla nostra amministrazione. Io non posso dimenticare che proprio dentro la campagna elettorale, a comizi elettorali già aperti, sostanzialmente c'è stato un programma assurdo come il programma di Report, che sostanzialmente ha costruito un'immagine e una proiezione della nostra amministrazione veramente aberrante, perché non è che ha parlato di questo o quel problema che pure ci sono state, ha cercato di creare un affresco quasi che noi, la nostra amministrazione avesse qualcosa a che fare con una banda della Magliana, che peraltro non esiste più. La banda della Magliana in quanto tale non esiste da decenni, esistono esponenti, ma ecco, immagini veramente
pazzesche che sono state accollate alla nostra amministrazione, che hanno cercato di disegnarle in maniera molto più negativa e molto più diciamo così, caricaturale rispetto a quello che noi realmente abbiamo fatto. Questi due fatti insieme hanno, non ci hanno permesso di vendere fino in fondo quello che abbiamo fatto, e difatti si è visto anche nel risultato del primo turno. Adesso stiamo recuperando, stiamo parlando con tantissime persone, e quel gap di comunicazione si sta in qualche modo riempiendo. Ci vuole un grande sforzo da questo punto di vista, lo stiamo facendo anche qui, e vi ringrazio di questa occasione. Andrea. Sindaco, oggi c'è stato un endorsement molto particolare a favore di Ignazio Marino da parte di Fuxas, l'archistar, che ha detto: Marino non lo conosco, con Alemanno ho lavorato bene, sulla Nuvola mi ha dato una grande mano, però alla fine voterò comunque centrosinistra. Come valuta questo anche in termini, in relazione a quella che è stata la sua capacità operativa in questi 5 anni rispetto alla Nuvola di Fuxas, su cui lo stesso Fuxas ha detto Veltroni non aveva fatto molto, diciamo? Non è un mistero che Massimiliano Fuxas sia una persona di sinistra, molto di sinistra, insomma lui... ci tiene alla sua collocazione molto massimalista, e quindi già il fatto che avendo questa collocazione mi abbia fatto questi riconoscimenti lo considero un fatto assolutamente positivo. Lui dice: abbiamo avuto un ottimo rapporto, ed è vero, abbiamo collaborato, ed è vero, io ho un grande rispetto nei confronti di questo grande architetto, ma lui per scelta ideologica pregiudiziale sceglie di votare il candidato della sinistra. Che cosa si può dire di fronte a questo? È una sua scelta non legata all'amministrazione, ma legata a un fatto suo ideale, questo ideologico, e quindi va rispettato. Però è importante che lui dica, a differenza di molti esponenti di sinistra che pregiudizialmente dicono che abbiamo sbagliato tutti, dica con chiarezza che abbiamo lavorato insieme spalla a spalla per realizzare il nuovo centro congressi all'Euro, che è uno strumento molto importante per promuovere il turismo nella nostra città. Quando lo vedremo realizzato il nuovo centro congressi, sindaco? Guardi, il problema di fondo è che bisogna giungere all'approvazione di una delibera collaterale, la cosiddetta delibera del velotro, una delle famose delibere connesse, e questa delibera del velodromo finanzierà la chiusura il completamento del centro congressi. Quindi non appena avremo approvato questa delibera, in 6 mesi il centro congressi potrà essere completato, insieme anche alla vela, no? Perché c'è la Nuvola e la vela. La vela è l'albergo che sta a fianco, quella lama più scura di colore che si vede, bellissima, e che completa tutta l'architettura complessiva immaginata da Fuxas. Alessandro. Sindaco, come ha detto Berlusconi, lei è sicuramente un sindaco che ha fatto molto, tantissimo. Volevo ricordarle la delibera sul decoro, l'ordinanza sul decoro, sui cortei, sull'antialcol, sulla prostituzione, sui concorsi fuori dal GRA. Molte di queste ordinanze però sono state respinte o comunque riviste dal Tribunale Amministrativo Regionale. Ecco, le chiedo come limitare questo potere, nel senso che poi il sindaco ogni volta che ci si appella al TAR ha poco a che fare, nel senso che si limitano quelli che sono i suoi poteri. Come cercare di evitare questo? Beh, noi oggi abbiamo una grossa crisi di identità del ruolo di sindaco. Noi in parte abbiamo risolto, ma non per questa legislatura, per la prossima, il problema con la riforma di Roma Capitale. Io ricordo che gran parte dei poteri e delle prerogative di Roma Capitale andranno in funzione con il nuovo mandato, non con quello vecchio, quindi è una cosa che scatterà dal 10 giugno. Però il sindaco, e non solo quello di Roma, quello di Milano, quello di Napoli, quello di Torino, ha grandi problemi, perché l'aspettativa della città è molto forte. Noi siamo le istituzioni in prima linea, poi però i poteri effettivi che abbiamo sono molto più limitati rispetto alle aspettative. Noi non siamo il sindaco di New York, il sindaco di New York comanda la polizia di New York, noi comandiamo i vigili urbani di Roma, noi comandiamo i vigili urbani di Milano, eccetera. È una cosa molto diversa. Anche sulla questione del potere di ordinanza, il ministro Maroni, l'allora ministro degli interni, creò un cosiddetto pacchetto sicurezza in cui si introduceva il potere di ordinanza per i sindaci. Questo potere di ordinanza è stato derubricato, ridotto fortemente da un intervento della Corte Costituzionale, che ha ridotto questo potere di ordinanza e l'ha riportato nella logica di contingibilità e urgenza, cioè potere di ordinanza per situazioni di emergenza, non come una sorta di possibilità di intervenire stabilmente sulle varie situazioni. E questo ovviamente ha ridotto molto le proprie possibilità. In più abbiamo avuto un TAR sicuramente un amico. Io ho avuto una situazione, l'ultima situazione più grave, quella che grida veramente vendetta, che abbiamo denunciato, è la seguente. Noi in base a un'inchiesta dei vigili urbani abbiamo scoperto che ci sono molti nomadi che sono possessori di conti correnti per decine di migliaia di euro, per centinaia di migliaia di euro. Noi abbiamo denunciato questa situazione alla procura e abbiamo disposto ovviamente l'espulsione di questi nomadi che vivono nei campi, appunto perché è impensabile che questi nomadi a spese nostre stiano nei campi se hanno queste risorse, queste potenzialità.
Ebbene, il TAR ha bloccato questa espulsione, quindi noi da un mese, anzi forse ormai siamo a 45 giorni, da 45 giorni che abbiamo cominciato questa pratica, questi, per questi gruppi nomadi vivono dentro i campi a spese nostre, pur essendo proprietari di conti correnti che io personalmente mi sogno e penso che tanti cittadini romani si sognano completamente. Questo è uno dei tanti paradossi, uno dei tanti regali del TAR, ma vi potrei parlare anche del Colosseo. Il Colosseo attende da 73 anni di essere restaurato e di questi 73 anni 3 sono stati fermi perché il TAR ha dovuto esaminare, non è tanto colpa del TAR quanto è stata colpa in questo caso di una serie di contenziosi infiniti creati dall'associazione dei consumatori e poi da chi non aveva vinto gli appalti per il restauro, però sono 3 anni che questo restauro è fermo per contenziosi al TAR, per dubbi della sovrintendenza, per una serie di problemi legati al Ministero. Soltanto adesso abbiamo appreso che finalmente a luglio partiranno i cantieri. Sindaco, abbiamo veramente pochi istanti, ci dobbiamo fermare perché dobbiamo interrompere qui poi la trasmissione, non c'è il suo diretto concorrente al ballottaggio, però il tempo che possiamo dedicare a lei è finito. Non le chiedo, perché sarebbe troppo difficile, la sua idea di Roma in pochi istanti, però le chiedo più banalmente il suo appello finale, si dice così in questi casi, no? Sì, il mio appello finale è molto semplice. Io dico ai romani innanzitutto di andare a votare. È fondamentale, chiunque sia il sindaco non può essere eletto dalla metà dei romani. E secondo elemento, vi dico con chiarezza che oggi Roma è al bivio. Può avere un grande pericolo, eleggendo un sindaco che non conosce Roma, che non è radicato a Roma, che è Ignazio Marino. Oppure può avere una grande opportunità, dando a chi ha maturato la giusta esperienza per fare il sindaco di Roma, che ha i progetti in mano, che ha tutte le possibilità in mano, di far fare a Roma il grande salto di livello che porterà la nostra città fuori dalla crisi economica. E allora, grazie al sindaco di Roma Gianni Alemanno, in bocca al lupo, come abbiamo detto sempre a tutti i candidati che sono venuti qua nei nostri studi, grazie ad Andrea Pricardi, ad Alessandro Tittozzi. Ci ritroveremo, sindaco, al comitato elettorale, la invito già da ora alle nostre telecamere. Io ringrazio voi per aver scelto ancora una volta Reset e, come detto, vi rinnovo il nostro appuntamento per seguire insieme lo spoglio scheda su scheda lunedì prossimo a partire dalle 15 su T9. Avremmo voluto farvi ascoltare anche Ignazio Marino, non ce l'abbiamo fatta, speriamo di poter recuperare nei prossimi giorni, chi lo sa. Intanto vi saluto e vi ringrazio ancora una volta, come detto, per aver scelto T9.